Nocciolini, come valuti il tuo inizio di stagione? Un buon inizio sicuramente, non era facile comunque dopo lo scorso anno ripartire subito bene, quindi secondo me è un inizio di campionato positivo e ovviamente uno poteva fare meglio, come penso tutti i giocatori vogliono fare, però sono abbastanza contento, dai. La Samb sembra in crescita, quali sono i consigli e direttive su cui sta battendo di più Zironelli? Ma lavoriamo tanto sulla tattica durante la settimana e quindi ci sta cercando di farci assimilare il prima possibile tutti i movimenti, i meccanismi che poi vuole riportare alla domenica, quindi lavoriamo tanto sulla tattica, su lungi contro zero, anche con squadre contrapposte e questo sicuramente porterà dei benefici. Ti trovi bene in tandem con Lescano e quali sono per te le differenze quando giochi con Lescano o con Botta? Sì, mi trovo bene oltre che con Lescano, insomma, con tutti i giocatori lì davanti, perché siamo tanti ma siamo tutti con caratteristiche diverse, quindi ci possiamo sposare bene insieme ogni domenica. E tra loro due basta vederli anche magari come caratteristiche fisiche, uno è molto più forte magari a tenere palla, spalle alla porta, l'altro ha una tecnica veramente importante e sicuramente è fondamentale per saltare l'uomo e per metterci in porta. Quanto sarà importante dare continuità battendo il Ravenna? No, penso non è importante, è fondamentale, perché comunque dopo due pareggi, una vittoria, la continuità è fondamentale. Anche la vittoria di sabato scorso, magari se tu non avessi vinto, i due pareggi non avevano quel senso lì. Invece è stato importante vincere e sarà altrettanto importante continuare a vincere. Ultima domanda, la partita dell'ex, che partita sarà? Una partita come le altre, sicuramente ci sarà un po' di emozione, comunque ho passato due anni importanti, il primo anno molto più positivo rispetto al secondo, però sicuramente sarà bello tornare al Benelli e rivedere tanti compagni e tutto lo staff dirigenziale. Com'è stata l'esperienza con il Ravenna e quali sono state le cause della retrocessione? Una bellissima esperienza, perché comunque due anni fa, dopo fra virgolette il fallimento di Pordenone, è stata la società che ha creduto fortemente in me, mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco, infatti è stato un bellissimo anno. Un po' meno bello quello dell'anno scorso, però purtroppo quando retrocedi ci sono tantissime cause, non ce n'è una in particolare. E purtroppo è andata così, sicuramente se non avessero stoppato il campionato ci saremmo salvati, però come ho detto prima non c'è una causa principale, ma è tutto un insieme di fattori che purtroppo ti porta alla retrocessione. Come si spiega che Mukulu sia a Padova sia a Ravenna un anno fa non abbia mai segnato, mentre ora ne ha fatti 5 in 9 partite? Ma è un giocatore secondo me molto molto forte per la categoria, sicuramente avrà trovato l'ambiente giusto per tirar fuori tutte le sue capacità, e quindi spero non domenica ovviamente, però è veramente un gran giocatore. Il nuovo schema di Zironelli, il 3-4-3, è sembrato ancora non ben assimilato nei movimenti, almeno all'inizio della partita. Nocciolini sembra essere più portato a stare sulla fascia sinistra? Ma non è un fatto di moduli, perché comunque il 3-4-3 l'abbiamo provato settimana scorsa, il mercoledì o il giovedì, adesso non mi ricordo bene, e ovviamente non è facile quando cambi modulo assimilare subito i movimenti giusti. A Parma l'ho già fatto il terzo d'attacco, però sempre a destra, e devo dire mi trovo bene, però dopo tanto tempo che non lo facevo ovviamente devo ritrovare un pochino le misure giuste. Qui hai già risposto alla domanda se avevi giocato come esterno. Mi sono già portato avanti, sì. Al 3-4-3? Sì. La domanda continua con, solo col passare di minuti nella partita di sabato ovviamente, sembra abbia meglio compreso i movimenti e i meccanismi di gioco incrociandosi con Lescano, infatti i due gol vengono proprio da due sue incursioni centrali.
Sì, ovviamente quello che provi durante la settimana lo porti alla domenica, comunque alla partita, ma non sempre i movimenti degli avversari sono magari come li hai preparati. Quindi avevo bisogno sì, di qualche minuto in più per capire bene la posizione e man mano che andavo avanti la partita mi sono trovato sempre meglio in quel ruolo lì. Me lo sono ricordato sempre di più. Grazie, ciao mamma.